cittadino si deve riappropriare della politica, perché è escluso dalla politica. I comuni ti mandano via, i consigli regionali ti mandano via, se li firmi ti chiamano i carabinieri, fai le petizioni popolari, 350.000 firme del bidet in un cassetto, fai il referendum sull'acqua, fai il referendum sul nucleare, li mettono nei cassetti. Allora, cittadino, il rapporto che ha lo Stato col cittadino qual è? Un poliziotto antisommossa, qual è? Io sono andato a fare spettacoli a Londra, mi ha ricevuto in Parlamento il Ministro dell'Energia, finita l'intervista, siamo usciti insieme, lei ha preso la bicicletta e è andata a casa. Ma lo capisci? Anni luce. Io giro per la strada, non c'è oggi. Un parlamentare, un politico, mettila come vuoi, che possa girare senza 20 persone attorno, senza bodyguard, senza l'esercito. E quando un politico gira con l'esercito, è finita. Quando hai paura dei cittadini è finita. Allora, Beppe Grillo oggi è un comico obbligato a fare politica. Guarda, la politica l'ho sempre fatta, andavo sul palco con una macchina a idrogeno, te lo ricordi? Facevo lo spazzolino che buttavo via, dicevo bagnano gli scarpe e te lo rimangi col pesce. L'ho sempre fatta la politica. Adesso io cerco di aprire una strada attraverso la mia immagine popolare, chiamare un po' di gente, a ragazzi di 30 anni. Cioè, nostra è una guerra generazionale, non politica, generazionale. Abbiamo bisogno di mandarli a casa tutti che hanno 70 anni, sono lì da 30 anni. Basta. Cominciare a ragionare con persone di 30 anni che hanno le sinapsi diverse da uno di 74 che vorrebbe regolare il mondo come un'azienda. Siamo diversi, sono diversi. C'è la rete è l'intelligenza collettiva, non è più stupida la massa, diventa intelligente. Hai migliaia di avvocati, di migliaia di ingegneri, di chimici, di fisici. Puoi fare progetti open source, li metti in rete, si perfezionano. È una meraviglia. Col palmare c'hai qui un mobile in tasca, schiacci e hai tutte le informazioni del mondo. C'è Kindle. Vanno a scuola in California con un librettino, con un libretto, un ebook così di Kindle, si chiama, dove memorizzano 2000 libri. Mio figlio va a scuola con uno zaino di 14 kg, sembra normale. Cioè io voglio un mondo così, domani mattina, e si può una casa che si produce l'energia da sola, la fai domani mattina. Arrivo dall'Inghilterra, ci sono quartieri ecosostenibili che ci vivono da 10 anni senza allacciamenti di nessun genere, da 10 anni, 20. Vai in Svizzera, ci sono 1 milione di case con la pompa di calore, fanno un buco sotto e gli viene solo tutto il calore del mondo. Noi abbiamo il gas che arriva da Putin, da Gheddafi, stai scemo. Perché, te l'ho detto, creano le emergenze per spendere soldi, per fare preventivi, per fare disegni, per aprire cantieri. Perché sono un miscuglio di P2, mafia, di Vaticano, di politica, di Confindustria, di massoneria. C'è tutto, c'è una poltiglia dentro, basta. Buttarli fuori tutti e ricominciare con dei ragazzi puliti, incensurati, non iscritti a partiti. E si può fare. La rete non la riescono a bloccare, bloccano le televisioni, bloccano i giornali, ma la rete è molto più complicata. Infatti fanno ogni mese una legge per vedere, ma noi gli aggiriamo la legge. Guarda che il mondo lo fanno dei ragazzi di 17 anni in un garage. Cioè la rivoluzione del mondo l'hanno fatta dei ragazzi tipo Jobs, Forge in un garage, inventando un personal computer, 17enni. Allora ci sarà sempre un ragazzo di 17 anni che inventa qualcosa. Twitter, un ragazzo di 16, Google, 18 anni. Ma stai scherzando, come fai a fermare questa gente qua? È questo che io voglio, dare l'opportunità alle persone io sono andato giù, c'ho un cuore così, perché sono stato in Europa a fare una tournée e vedere la miglior parte dell'Italia fuori, che sono pagati profumatamente, che sono anni che insegnano a Oxford, ma tu non hai idea della bellezza di queste persone. Ce le siamo perse così. Se ne devono andare altra gente, quella gente lì deve tornare, e se noi gli diamo una piccola possibilità di tornare, torna. E la rifacciamo questa Italia, non io, ma per loro, questa bambina qua,
sorridente così, perché lei sa che ha 30.000 euro di debito. Prima che sia troppo tardi, io vi dico, 5 stelle, se potete star dietro a questi giovani, è l'unica possibilità. Gli altri parlano di percentuali, ti do la Toscana, mi dai le Marche, ci alleiamo, andiamo al 12%, ma progetti non ne hanno. Noi siamo solo progetti. Rinnovabile, 5 stelle, l'acqua pubblica, i sistemi wifi libero e gratuito, la mobilità, i trasporti. Siamo solo un movimento di idee ed è questo che devono andare avanti. Noi ideologie, sono per gli ottantenni con la prostata in grasso. Grazie. Ciao. Bravo. Grande Beppe. Ciao.